Assolutamente sì, sarà un momento per fare una fotografia della situazione attuale. Ricordiamolo, partivamo da un'Europa che finanziava la rottamazione delle barche, quindi i pescatori venivano indotti a depositare le licenze a non andare a pescare più. Quindi la figura del pescatore in Sicilia probabilmente in un qualche disegno doveva estinguersi. Come sapete, il governo Musumeci, non appena insediato, si è lavorato a una norma di riordino del settore strategico per noi della pesca, visto una legge approvata all'unanimità in seno al Parlamento, e quindi è una norma che in maniera oculata declina in chiave moderna ciò che sono oggi le reali opportunità del pescatore e della pesca. Quindi una legge che parla di autogoverno, degli spazi acqua con i piani di gestione dei pescatori, che valorizza i COGEPA, quindi i pescatori che tra di loro si aggregano, e poi li mette in condizione di poter cogliere importanti opportunità col turismo azzurro, e quindi il pescaturismo, l'ittioturismo, grande attenzione anche al tema della trasformazione dei prodotti ittici, che attraverso questa norma sempre più e sempre meglio può fare il pescatore assieme alla propria famiglia. C'era la necessità di rendere remunerativa l'attività della pesca, cosa che non era raggiunta. Attraverso questa norma, che agganciata ai nostri fondi comunitari, può veramente generare per la pesca in Sicilia un corso nuovo, fermo restando che non smetteremo mai delle nostre azioni di difesa rigida delle nostre marinerie, del nostro mare, della nostra pesca nei confronti di quelle politiche europee, mi lasci dire anche nazionali, che fino ad oggi tanti torti e tanto danno hanno fatto alla nostra pesca. È una pesca che guarda quindi anche alla diversificazione, mi pare di tornare un po' su concetti che avete espresso anni fa. Proprio così, come le dicevo, il declinare in chiave moderna vuol dire una pesca che diversifica, una pesca che vede la possibilità per il pescatore di fare reddito aggiuntivo da attività complementari che può svolgere, e una pesca fra l'altro che guarda all'ambiente con grande attenzione, e quindi anche attraverso le misure del nostro Fondo degli Affari Marittimi e della Pesca mette a disposizione risorse, ad esempio ai pescatori, per poter innovare le proprie imbarcazioni, le proprie attrezzature di pesca per renderle sempre più compatibili con il nostro ambiente.